Se pensi a quello che sta accadendo nella stessa, nello stesso sito di Melfi, il compagno richiamava prima di quello che è avvenuto, diciamo così, dall'insediamento della Fiat ad oggi, non si è stati capaci in qualche modo di far aumentare una filiera che riguardava il territorio, le imprese del territorio. Allora guardate, quei pochi imprenditori dell'Omo che stanno qui, Basilicati e sono lucani, hanno provato all'inizio e hanno drammaticamente fallito. Dobbiamo fare qualche esempio? Credo di no, tra di noi incrociamo solo. Oggi alcuni di questi continuano a stare in questa filiera dell'alto e governano la parte più bassa, cioè quella della subfornitura, non rispettando neanche il contratto, i minimi contrattuali. Qui siamo, come dire, al lavoro nero. Cioè la Svimez ci dice che abbiamo un problema che riguarda il lavoro nero in Basilicata, che non attiene soltanto a due grandi, diciamo così, settori che conosciamo storicamente, il settore agricolo e quello dell'edilizia, ma anche il settore industriale. E la stessa Svimez ci mette, diciamo così, lancia un grido d'allarme che io credo bisogna che cogliamo tutti, che siamo a rischio, che il Mezzogiorno è a rischio di estinzione dell'industria. Ora, guardate, sulla questione della Fiat in modo particolare, io quando hanno cominciato a lavorare sulla cosa separata di Pomia ho detto questo: a un certo punto, quando sono accadute le cose che sono accadute a Melfi, quando i nostri tre compagni sono stati licenziati, io ho detto questo: a Pomigliano hanno fatto un accordo e a Melfi l'hanno applicato. Perché di fatto così è, cioè il segnale che si è dato in questo paese è esattamente quello che Marchionne, come dire, continua a dire, lo diceva lì in relazione, siamo una guerra, bisogna fare la competizione in questa maniera. Cioè la competizione come la si fa secondo me? E qui siamo sempre nell'analisi, cioè se la si fa attraverso il fatto che bisogna azzerare i diritti nelle fabbriche, non c'è più tempo di diritti, c'è il punto centrale in questo momento che noi abbiamo di fronte, esattamente come noi in qualche modo riusciamo a capovolgere un'idea che si sta creando tra la gente, non solo nel rapporto della politica e degli imprenditori, cioè il fatto che in qualche modo non serve più la contrattazione, cioè che la contrattazione bisogna cancellarla. Questo è l'attacco che stiamo subendo in questo momento, è l'attacco, come dire, formidabile che sta avvenendo al sindacato, ed una parte del sindacato, come sapete, ormai su questa cosa, come dire, è abbastanza remissivo, ma c'è dall'altra parte anche, come dire, la stragrande parte della politica, cioè del governo, ma io credo anche, come dire, una parte del centro-sinistra che continua a balbettare su queste vicende. E cioè, dentro al fatto che non si può pensare che una multinazionale come la Fiat adesso, perché anche su questo credo che io non vado, come dire, vado un po' tagliando per l'accetta perché vorrei dire delle cose che in qualche modo c'ho nella testa, ma la Fiat oggi ci misuriamo con una multinazionale, non ci misuriamo più con un'azienda che ha la testa e il cuore in Italia che poi deve andare a vendere all'estero, no, ci misuriamo con un'azienda multinazionale che ha fatto l'accordo con Obama e con la Chrysler, che sta facendo le operazioni, diciamo così, abbastanza avventate sotto il profilo come dire, di carattere finanziario, ma sotto il profilo industriale, ha ragione chi Barbagallo che diceva in relazione, ormai dal punto di vista industriale si prova a lui. Garibaldi, chiedo scusa. L'operazione che in qualche modo sta facendo è quella di portare proprio il profilo industriale da un'altra parte. Cioè, vi chiedo scusa per questa. Sta portando, diciamo così, il profilo industriale della Fiat in altre parti, ma per quella ragione non si può discutere più in questo paese del fatto che si fa uno spostamento soltanto di costruzione di vetture della Panda dalla Polonia in Italia, come dire, aprendo un altro dumping tra lavoratori, perché questi sono lavoratori come i nostri, naturalmente, che sono lavoratori di altro tipo. E non si discute per quale ragione si fa un investimento sulle nuove vetture, sul nuovo modello di motorizzazione, sulle macchine ibride, sui motori ibridi. Eppure sappiamo che la Fiat, come dire, dal punto di vista della ricerca,
Gianni, come dire, conosce molto meglio di me, dal punto di vista della ricerca, come dire, ha una grande appeal, continua a fare ricerca, probabilmente sperimenterà motori, iniziative industriali proprio lì, in America, e quindi ci ritroveremo noi probabilmente nel modo in cui vuole fare la competizione Marchionne, esattamente dentro un'altra dimensione, non quella delle grandi case automobilistiche. E qui c'è il, come dire, l'assenza drammatica dal punto di vista delle politiche industriali, perché il fatto di non avere un ministro, poca roba, se i ministri devono essere quelli che in qualche modo ci ha abituato il cavaliere a nominare, che li nomina un giorno, il giorno dopo si diventa in tribunale, lasciamo perdere, insomma, no? Ma il punto è capire che se manca una politica industriale che in qualche modo provi a indirizzare un'azienda, la più grande azienda manifatturiera di questo paese, dentro dei processi e dentro, diciamo così, un modello di sviluppo che, come dire, in qualche modo è quello che abbiamo conosciuto, che è in crisi, che però bisogna costruirne un altro. Si costruisce un altro modello se in qualche modo si mettono in campo investimenti, si mettono in campo investimenti che hanno un senso di direzione precisa, non investimenti purché siano. Allora l'accordo che ha fatto il governo con Marchionne è esattamente quello di dire, io chiudo Termini Imerese, non mi occupo di Termini Imerese, fate quello che vuole, fammi chiudere Termini Imerese e porto un po' di roba a Pomigliano, sapendo che quella roba lì naturalmente ha il tempo che trova sotto il profilo dello sviluppo del mercato. Ora io credo, guardate, che noi dobbiamo, come dire, provare ad allargare anche le nostre alleanze, dobbiamo provare a mettere in campo proposte e mobilitazioni come stiamo cercando di fare, lo faremo il 16 sostenendo l'iniziativa della Chioma Nazionale, lo faremo il 27 di novembre con una grande manifestazione a Roma, perché dobbiamo richiamare, come dire, non solo l'attenzione, ma dobbiamo richiamare la responsabilità noi stessi, ma provando a indicare anche una proposta che sia credibile rispetto alle nostre controparti, perché guardate, anche qui questa versione che la contrattazione riteniamo essere, come dire, per lungo tempo abbiamo affidato soltanto ai contratti nazionali tutto e non alla contrattazione aziendale, quella territoriale, quella di sito, quella, diciamo così, che riguarda quella sociale, perché anche qui, come dire, qualche ritardo ce l'abbiamo, mica non ce l'abbiamo, sono ritardi che, come dire, si collocano dentro una trasformazione che è avvenuta in questo paese e che noi in qualche modo stiamo verificando gli effetti che abbiamo bisogno esattamente di ribaltare. E per ribaltarla, naturalmente, io credo che non ci siano, come dire, motivi di autosufficienza, non serve l'esclusione della sufficienza, ma serve esattamente proprio il contrario, cioè serve provare, diciamo così, a contaminare una proposta che possa, per un verso, diciamo così, dare la possibilità alla politica di rappresentarla e quindi di spazzar via anche un'idea che si è creata in questo paese, che, diciamo così, la stessa produzione ha modificato la frantumazione del lavoro, l'isolamento del lavoratore, insomma la solitudine dei lavoratori in questa crisi e quindi la paura anche di lottare, perché anche questo c'è, vedete, perché noi gli scioperi li abbiamo fatti. E quando, come dire, da questo punto di vista ti accorgi che i lavoratori delle fabbriche, i luoghi di lavoro, dicono che sono d'accordo con te, poi fanno fatica perché non arrivano a fine mese, insomma qualche problema c'è da questo punto di vista. Quindi bisogna, diciamo così, provare anche qui a lavorare nel territorio, a lavorare con le istituzioni, facendo assumere ognuno come responsabilità. Poi mi interessa poco se il presidente De Filippo ha poca o più responsabilità, sicuramente ce l'ha una responsabilità, e c'è almeno quella di non aver chiamato, noi l'abbiamo chiesto anche al presidente del consiglio regionale, ad una discussione di merito, lo stesso consiglio regionale, le stesse forze della maggioranza, su un problema che non riguarda la Lombardia, ma riguarda la Basilicata, cioè riguarda il fatto che il più grande stabilimento oggi presente in Basilicata, come dire, vive questa modificazione, questa
questo effetto drammatico dal punto di vista della linea che sta mettendo in campo la Fiat, perché vuole naturalmente modificare la sua industria in senso autoritario. Su questo credo che ormai è chiaro a tutti, non dobbiamo, come dire, girarci intorno all'ostacolo, sapendo che probabilmente anche una discussione con il Consiglio regionale, la massima istituzione di questa regione, poteva aiutare in questo momento particolare e delicato, come dire, le ragioni del lavoro, le ragioni dei lavoratori. Grazie. Paolo? A me tocca anche portare il saluto del Presidente della Corazza, che per motivi istituzionali non ha potuto essere presente qui a questo incontro. Provo a essere molto rapido, se ci riesco, anche a articolare un filo di ragionamento attraverso le cose che, passando attraverso le cose che sono state già dette. È stato detto in questi giorni, penso che anche quello che diceva Giovanni corrisponde a vero, che c'è un attacco democratico e un attacco al contratto nazionale, e in questo momento questo attacco democratico lo starebbe ponendo in essere Marchionne con l'avallo del governo. Io mi profondo un attimo in una premessa che mi serve per poter dire alcune cose dopo. Se noi in un approccio positivistico diciamo che la norma giusta è quella posta, e quindi, per fare un esempio, se ci sta un colpo di Stato che mette un altro ordinamento, quell'ordinamento è legittimo, non c'è un diritto naturale a cui ci si possa richiamare per giustificare la legittimità di un potere. In questo momento l'attacco di Marchionne si pone al di fuori della democrazia così come l'abbiamo conosciuta, ma non è detto che questo attacco sia o sarà sempre antidemocratico dal punto di vista della democrazia così come si è costituita, Costituzione, il diritto del lavoro, perché le conquiste non sono per sé. Deve essere un'organizzazione produttiva che in un certo senso valorizzi l'apporto che ogni lavoratore è in grado di poter dare. Questo è dal punto di vista formale. Nella sostanza questo non accade. In Fiat sono stati assunti tutti al 46%, ci sono quelli con le ridotte capacità. Chi non è più in grado di lavorare diventa incollocabile. Quindi c'è una costituzione materiale che vive, che contraddice quello che è, che è l'impostazione del nostro ordinamento. Tra poco, a parte che ci sono 7.000 lavoratori che sono nelle liste provinciali e regionali che dovrebbero essere collocati, tra poco può essere che che l'ispirazione di queste leggi, di questo nostro ordinamento, venga meno, proprio per l'affondo che si sta portando ai diritti. Perché discuto di questo? Perché quando noi parliamo dell'attacco alla democrazia, ci riferiamo a un metodo che in questo momento non è democratico, ma non è detto, anche se su questo mi ripeto, che dal punto di vista della democraticità intrinseca, cioè quello, lo scenario di fronte al quale ci troveremo non sarà democratico, perché le conquiste che abbiamo avuto non sono per sempre, e questo attiene a tutte le cose che si sono dette, la coscienza. Per quanto riguarda il piano della Fiat e le cose che sono state dette in relazione a un altro tipo di mobilità, a un altro processo produttivo compatibile o ambientalmente sostenibile, non so se utilizzo i termini giusti, io penso che le contraddizioni e forse la fumosità del piano siano da cogliere, se ho capito bene, nel fatto che, ad esempio, se si pensa alla quota di mercato e si dà un dato reale, la quota di mercato è il 5 e si deve raddoppiare, ma c'è in questo momento una sovrapproduzione, che è concetto relativo, ma c'è una sovrapproduzione, in teoria, in astratto, potrebbe raggiungersi l'obiettivo, ma in termini assoluti non ci sarà un aumento della produzione delle vetture di Fiat. Perché dico questo? Perché immaginare come collocare queste vetture, fare quella produzione senza che ci siano i modelli, quindi con questo gioco delle tre carte, meno male che non li abbiamo.